Buona serata e ben ritrovati per l'appuntamento con One TV News. Apriamo come sempre con la pagina dedicata alla cronaca. Un ragazzo di 16 anni è morto travolto da un treno intorno alle 23:30 della serata di ieri a poche centinaia di metri dalla stazione ferroviaria di Albizzate, in provincia di Varese. La dinamica esatta dell'accaduto è ancora al vaglio degli inquirenti e la Procura della Repubblica di Busto Arsizio, competente per territorio, ha già disposto l'autopsia. Secondo le prime informazioni raccolte, il ragazzo era originario del Marocco e risiedeva in una comunità di Castronno. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polfer, i vigili del fuoco e i soccorritori del 118 e al momento non si esclude nessuna pista. La circolazione ferroviaria è ripresa solo dopo oltre 5 ore di stop. Da quest'oggi, venerdì 30 settembre, è possibile prenotare la quarta dose di vaccino anti-Covid per gli over 12 sul portale regionale dedicato prenotazionevaccinocovid.regione.lombardia.it. La quarta dose è raccomandata in via prioritaria ai cittadini che hanno superato i 60 anni, alle persone con elevata fragilità di età pari o superiore ai 12 anni, agli operatori sanitari e operatori ed ospiti delle strutture residenziali per anziani e alle donne in gravidanza, che possono anche presentarsi agli hub vaccinali senza prenotazione. L'appuntamento per la quarta dose, lo ricordiamo, è consigliato purché siano trascorsi almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo o dall'ultima infezione successiva al richiamo stesso. Altre modalità di prenotazione sono attraverso il call center 800 894 545, gli sportelli automatici di Poste Italiane della Lombardia e tramite i portalettere. Sono inoltre disponibili in 605 farmacie lombarde i vaccini anti-Covid-19. Ad oggi la percentuale di tamponi positivi in Lombardia è del 20,9%, in netta crescita rispetto alle scorse settimane. Dopo la segnalazione ricevuta da un cittadino, la nostra redazione locale si è recata presso il sottopasso che collega via Monza a Garbagnate con l'ingresso del Parco delle Groane. Ecco il servizio di Gabriella Pietraforte. È arrivata questa mattina una segnalazione sullo stato di degrado che collega via Monza di Garbagnate Milanese con il sottopasso che porta al Parco delle Groane. Siamo venuti a vedere la situazione e constatiamo effettivamente che ci sono grossi detriti, sporcizia ovunque. Vi accompagno nel sottopasso per mostrarvi la cosa. Qui siamo nella discesa e come vedete lo stato di degrado è fortissimo. Arriviamo nel sottopasso, percorriamo il cunicolo che porta poi effettivamente all'ingresso del Parco delle Groane. La segnalazione dice anche che ci sono, che è una piccola discarica a cielo aperto. Sappiamo benissimo che questa cosa è vietata dalla legge. Proseguiamo nel sottopasso. Siamo giunti alla parte opposta della stazione, quindi all'ingresso, all'imbocco per il del Parco delle Groane, e la situazione effettivamente è come ci è stata segnalata. Lo stato di abbandono è pressoché totale. Questa è la situazione effettiva che c'è tra il sottopasso, come ben potete vedere ci sono detriti di qualsiasi genere, c'è immondizia ovunque. E lo stato di degrado e di discarica a cielo aperto è conclamato. Per TG News, One TV è tutto. Da Garbagnate Milanese, Gabriella Pietraforte. Cinque comuni insieme, Castanoprimo, Turbigo, Nosate, Vanzaghello e Magnago. Quando l'unione fa la forza, o meglio in questo caso, fa anche e soprattutto la sicurezza. Proprio nelle scorse ore in Villa Rusconi a Castano c'è stata la consegna ufficiale dell'etilometro che le amministrazioni dei cinque comuni hanno voluto donare ai carabinieri della stazione castanese. Sentiamo in proposito le parole del sindaco di Castano, Giuseppe Pignatiello. Abbiamo scelto come comune di Castanoprimo, insieme ai comuni di
Valzaghello, di Turbigo, di Nosate e di Magnago, di donare alle forze dell'ordine, ai nostri carabinieri, un etilometro, uno strumento assolutamente utile e importante per la sicurezza, insomma, dei nostri cittadini. È una scelta di compartecipazione e di collaborazione con le forze dell'ordine che ci fa molto piacere portare avanti. In passato abbiamo regalato un'auto ai carabinieri, quest'anno abbiamo scelto di regalare questo etilometro. E quindi vuole essere un modo per essere partecipi, per dare una mano alla comunità e alle nostre forze dell'ordine che ogni giorno lavorano e si impegnano per tutta quanta la cittadinanza. La lotta ai tumori pediatrici è da sempre una delle sfide più difficili nella medicina e se oggi siamo in grado di garantire una percentuale di sopravvivenza a 5 anni dell'80% ai bambini affetti da tumore, è soprattutto grazie alle iniziative di sostegno alle associazioni che si impegnano in questa battaglia. Per questo motivo l'agenzia immobiliare REMAX, professionisti immobiliari di Viale Diaz 9 a Busto Arsizio, ha deciso di lanciare la campagna Per ogni casa un fiore per sostenere l'associazione Bianca Garavaglia, che in questo 2022 sta celebrando il 35esimo anniversario di fondazione e attraverso la quale per ogni vendita di immobile effettuata sarà devoluta una quota all'associazione per tutto il prossimo anno. La campagna Per ogni casa un fiore verrà accompagnata anche da un QR code che da tutto il materiale di comunicazione dell'agenzia immobiliare porterà ad una speciale landing page sul sito abianca.org, dove sarà possibile anche effettuare delle donazioni dirette. Andrea Pisani ha raccolto per noi le dichiarazioni dei protagonisti dell'operazione benefica subito dopo la conferenza stampa di presentazione tenutasi ieri mattina nella sede REMAX di Busto. Salve, sono Dario Castiglia, presidente di Remax Italia. Siamo qui a Busto Arsizio con la nostra agenzia Remax Professionisti Immobiliari. Siamo orgogliosi di essere di sostegno all'associazione Bianca Garavaglia che aiuta i bambini che hanno patologie tumorali e quindi una lodevole iniziativa della nostra agenzia che sosteniamo con tutto il cuore. Sono Luca Rodina, sono il manager dell'agenzia Remax Professionisti Immobiliari di Busto Arsizio, un'agenzia storica di 57 anni e siamo felici di annunciare questa partnership con la sinergia con la Bianca Garavaglia. Per noi è importante che in ogni transazione possa essere donato un piccolo contributo per il sostegno a questa associazione. I bambini ci stanno a cuore e quindi se possiamo fare qualcosa lo facciamo veramente con piacere. Quindi in ogni transazione che faremo, ogni compravendita, ogni acquirente e ogni venditore daremo una piccola fetta delle nostre commissioni in questa direzione. E di questo ne sono felice, orgoglioso e rappresento tutti i nostri agenti immobiliari che lo hanno fatto con il cuore. Grazie. Sono Claudia Garavaglia, raccolta fondi Associazione Bianca Garavaglia. Ringrazio Remax per questa bellissima iniziativa Per ogni casa un fiore, perché permette di portare il nostro fiore all'interno delle case che verranno, ci auguriamo, vendute, affittate, in modo tale da poter parlare in questo modo dei nostri progetti e di quello che facciamo da 35 anni a favore di ricerca e cura su tumori pediatrici. La Proloco di Caronno Pertusella organizza da quest'oggi 30 settembre e poi per l'1 e 2 ottobre, 7, 8 e 9 di ottobre al Parco della Resistenza di via Avogadro la Sagra del Gorgonzola. Durante l'evento sarà possibile degustare alcuni piatti della tradizione tipica, il cui ingrediente principe sarà appunto il gorgonzola. Nel menù sarà presente la mitica soluzione lasagne, zola e salsiccia, mezze maniche allo zola tartufato, pasta zola e noci, crostone di polenta con crema di zola e salamella e per finire polenta e zola. Non mancherà anche il dolce spumino con pere, noci e miele e naturalmente gorgonzola. Il programma prevede anche intrattenimento durante le varie serate della sagra. Questa sera, ad esempio, ci sarà il karaoke con Gemal Tocco della nostra redazione. Domani sera musica dal vivo con il Mezzo Tono Duo, mentre domenica 2 ottobre ci sarà una serata di piano bar. Per il prossimo weekend saranno previste tre serate di musica rock anni 60, 70, 80 e 90 con il gruppo Lavori Infiniti e special guest Chico dei ragazzi della Via Gluck, aperti anche domenica a mezzogiorno. Per informazioni naturalmente rivolgersi alla Proloco di Caronno e ricordiamo che l'ingresso è gratuito per tutti. Compleanno davvero speciale per Silvio Berlusconi che ha festeggiato ieri i suoi 86 anni con una sorpresa organizzata per lui dalla sua compagna Marta Fascina.
credete di arrivare anche voi a questa età in forma come sono io. Auguri. Dopo lo stop per gli impegni della nazionale azzurra, riparte il campionato di calcio di Serie A. Vediamo cosa aspettarci nell'editoriale di Franco Zuccalà di Italpress. Il campionato ricomincia con le romanticherie. L'esordio del primo arbitro donna in Serie A attirerà le attenzioni generali. Si tratta della livornese Ferrieri Caputi. Ma già in campo internazionale abbiamo visto la francesina Stéphanie Frappard. Noi siamo un po' indietro, d'altro canto non solo nel calcio, viviamo in un mondo maschilista. Un'altra nota saliente dell'ottava giornata. Napoli e Atalanta si involeranno verso un primato solitario battendo Torino e Fiorentina, avversari da combattimento, e l'Udinese resterà alle calcagna delle prime facendo bottino pieno lunedì sul campo del Verona di Cioffi. La Lazio, senza Sarri e con Immobile in forze, sarà impegnata con lo Spezia. Il Milan, privo di Maignan e Hernandez, sarà di scena a Empoli. C'è spazio per le sorprese. Certo, la partita di cartello è Inter-Roma. Inzaghi salverà la propria panchina anche facendo a meno di Lukaku e Brozovic. E alla Roma dello squalificato Mourinho basterà il recupero di Dybala per fronteggiare i nerazzurri. Infine, la panchina rovente di Allegri si raffredderà contro un Bologna passato nelle mani di Thiago Motta. La squalifica di Di Maria peserà. E mentre la signora del fischietto terrà a bada le velleità di Sassuolo e Salernitana, in coda gli scontri diretti Lecce-Cremonese e Sampdoria-Monza stabiliranno le priorità in zona salvezza. È una giornata piena di punti esclamativi, ma soprattutto interrogativi. E anche per questa settimana ci fermiamo qui. Grazie come sempre di averci seguito. Vi aspetto lunedì, sempre alla stessa ora e sempre sul canale 79 del Digitale Terrestre per un'altra edizione del nostro appuntamento con l'informazione dalla Lombardia. Una buona serata a tutti voi e buon weekend.